Pasta con zucchine trifolate, zafferano e pinoli. Ingredienti per due persone: 200 g di pasta, 2-3 zucchine, sale, un ciuffo di prezzemolo, scorza di limone, una manciata di pinoli, un po' di zafferano, spicchietti di aglio, olio extravergine d'oliva, scorza di limone e pepe facoltativo. Dopo aver lavato e asciugato le zucchine, tagliare a cubettini. Suggerisco di appoggiarsi sempre su un tagliere e di utilizzare un coltello alla maliscia ben affilato. Nel frattempo, in un tegame fare soffriggere a fiamma medio-bassa qualche spicchietto d'aglio, poi aggiungere le zucchine e mantecare costantemente senza aggiungere il coperchio oppure dell'acqua. Fare disidratare e poi salare. In una pentola fare bollire dell'acqua e poi salare. Lessare la pasta e scolarla direttamente nel tegame dove abbiamo fatto trifolare le zucchine. Aggiungere un goccio di acqua di cottura per mantecare la pasta. Poi si aggiungerà il prezzemolo e lo zafferano sciolto con un po' di acqua di cottura. Mantecare fino ad ottenere la giusta cremosità. Spegnere la fiamma e aggiungere un filo d'olio extravergine d'oliva. Trasferire la pasta nei piatti. Andiamo a recuperare un po' di zucchine e terminare il piatto con una grattugiata di limone, un pizzico di pepe se gradito e una manciata di pinoli. Buon appetito! Le zucchine appartengono alla famiglia delle cucurbitacee, sono reperibili sul mercato tutto l'anno, anche se la stagione migliore è l'estate. Si trovano in commercio diverse varietà con caratteristiche simili, pur conservando qualche differenza. Apportano vitamina C se consumate crude, contengono anche fosforo, magnesio, sodio, ferro e potassio, grazie al quale risultano meno rilassanti. Si prestano ad innumerevoli modalità di preparazione. Pinoli. Tra i semi oleosi sono quelli più aromatici per la presenza di una notevole quantità di residui resinosi. In commercio si possono trovare di diversa provenienza e costo. 30 grammi rappresentano una porzione, sono costituiti al 76% da lipidi e per il 21% da proteine. Sono fonte di calcio e fosforo. Zafferano si ottiene dagli stimmi essiccati del croco, un fiore che in Italia cresce soprattutto in Abruzzo. Per ottenere 1 kg di zafferano occorre raccogliere circa 100.000 fiori. Se si acquista lo zafferano intero, che consiglio, occorre tenerlo in ammollo per 4-8 ore in acqua o latte o brodo tiepidi e poi aggiungerlo verso la fine della preparazione al fine di preservarne i componenti aromatici. Quello in polvere potrebbe talvolta essere mischiato al cartamo, detto anche zafferanone, un fiore dal colore simile ma molto meno aromatico. Lo zafferano contiene sostanze dal potere antidepressivo, antiossidante, digestivo, anticonvulsionante, è fonte di numerosi nutrienti e fitocomposti. Metti mi piace o iscriviti al canale se il video ti è piaciuto. Puoi seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Grazie!